già raccontare questa storia. È una storia in acqua, io ne come a me. Ma sonava per un amore e una famiglia. Ho stato dormendo in coppia e non volevo dire. E chi lo guai in acqua, forse non sapeva mai. Era un ospizio. Ovvero l'ha fatto spogliare che compagni suoi ci dicevano non si capace, non si capace a farla innamorare. E quanta volta ti si regala di nano letteroso con chi lo guaglione, ma tu diceva che la vita a toi e non pensava a tutti sti bugi. E mo ti trovo su testi coperti come se ce l'ha. Povera creaturella rinta a te, ti va a nascere chissà perché. Lo guaglione non voleva più sta storia. Qualche la donna è Dio, poi se lavata vita. Tu si voluta rendere a sto dolore che ti ha saputo regalare. Non sto soffrendo, non sto soffrendo pure per te. Io non ci credo, io non ci credo a tutte queste. Quanta volta ti si regala di nano letteroso con chi il mio guaglione, ma tu dicevi che la vita a toi e non pensava a tutti sti così. E mo ti trovo su testi coperti come te ce l'ha. Oggi ho voluto raccontarvi brevemente questa storia per ricordare quello che è stato un vero amore e riflettere sulla parola amore. Oggi il mio pensiero va a quella ragazza che ormai non c'è più e anche al suo piccolo. E quando a volte non si regala di nano letteroso con chi lo guaglione, ma tu dicevi che la vita a toi e non pensava a tutti sti pugi. E mo ti trovo su testi coperti come te ce l'ha. Quanta volta ti si regala di nano letteroso con chi lo guaglione, ma tu dicevi che la vita a toi e non pensava a tutti sti pugi. E mo ti trovo su testi coperti come se ce l'ha. Ti va a nascere chissà perché.